E ben ritrovati ragazzi, ben ritrovati ancora una volta nel canale del vostro amico 7 del Coppe. E dai, la quinte, un saluto speciale a tutti quelli che mi supportano e mi sostengono con tanto interesse ed entusiasmo. Se non siete iscritti al canale, vi invito a iscrivervi al canale qua, pollicione in alto, e partiamo subito. Non dimenticate di attivare la campanella. Oggi, grande giorno per l'esordio in Europa League della Roma contro lo Sheriff Tiraspol, e state sintonizzati. Allora, ragazzi, non c'è tanto da dire oggi, devo dire la verità, perché voglio aspettare che giochino questa partita, però voglio andare a parlare e commentare quello che ha detto ieri sera Mourinho. Intanto qua sotto lasciatemi il vostro pronostico per la partita di stasera, quindi vi esorto a lasciare questo pronostico, ovviamente dopo aver lasciato il like, e mi dite cosa ne pensate. Secondo voi vinceremo, pareggeremo, addirittura perderemo? Perché è una partita un po' ostica in terra straniera, diciamo in borderline, al confine tra la Moldova, come dicono i rumeni. La Moldavia, ragazzi, la Moldavia e l'Ucraina, 30 km dalla guerra, quindi un clima abbastanza surreale. Non so cosa mi posso aspettare sugli spalti, però quello che mi aspetto è una Roma arrembante che vada lì per portare punti a casa. Questo mi aspetto sicuramente. Non sarà facile. Ieri Mourinho, durante la conferenza stampa, ha ribadito più e più volte del malcapitato che ci è successo precedentemente, sia contro il Bodo in Conference League l'anno scorso, quando abbiamo steccato l'esordio e non ci siamo qualificati come prima della lista per quanto riguarda il prossimo turno. E questo dobbiamo evitare assolutamente, ragazzi, perché altrimenti ci dovremo andare a scontrare altre due partite, mettere 180 minuti nelle gambe dei giocatori con quelle che retrocedono in Champions League, e questo non va bene. Poi ha ribadito Mourinho ieri ancora più di una volta, perché già l'aveva detto precedentemente, ieri l'ha ribadito ancora più di una volta: dirò sempre e per sempre che la finale di Budapest non l'abbiamo persa. L'ha rimarcato ancora una volta, ragazzi. Questa è la situazione. In pratica, un uomo che vuole vincere come lui, uno che ci tiene titoli, e veder soffiato sotto al naso un titolo del genere, una finale del genere, ragazzi, sinceramente, orgoglioso come lui, non credo che gli passerà sotto il naso questa situazione. Quindi è ovvio che uno come lui vada sempre a rimarcare questa cosa. Piaccia o non piaccia, siete tifosi della Roma o non siete tifosi della Roma, questo poco conta, ragazzi, ma questo è Mourinho, è questo tipo di allenatore. A lui piace vincere, a lui piace la vittoria. Se gli viene fatto, negato, una vittoria, un torto che non è per mano sua, ovviamente ciò succede. Tutti quanti lo sappiamo quello che è successo con Taylor, non mi va di rimarcare, ho fatto mille mille video precedentemente. Era proprio sul finale della stagione dell'anno scorso, quando avevamo avuto tutti quegli infortuni e dobbiamo assolutamente evitare questi infortuni. Quest'anno un turnover oculato, ma non troppo largo, perché altrimenti potremo andare a sbattere la testa e potrebbe succedere come è successo con il Bodø/Glimt. Assolutamente questo bisogna evitarlo, ragazzi. Quindi meglio partire bene dall'inizio, 3 punti, e tutti quanti saremo contenti. Poi ha parlato della Champions, questo anche è da dirlo, perché ovviamente si parla degli obiettivi della stagione: Champions dalla Coppa o dal campionato. Lui ha preferito non rispondere, in quanto abbiamo appena cominciato, bisogna vedere come si metterà la stagione. Ovviamente l'obiettivo numero uno per un personaggio orgoglioso come lui, dopo quello che è successo l'anno scorso, è quello di ritornare a Dublino, e faremo in tutti i modi per far sì che ciò accada. Vedremo durante il percorso cosa succederà e anche che tipo di squadre e avversarie ci saranno, ragazzi. Adesso così non si possono delineare determinate cose. Liverpool è la favorita, è un pezzo da 90 in questa competizione. C'è anche il Brighton, che ha stupito tantissimo, però non ha De Zerbi non ha esperienza in coppa. Insomma, vedremo. È una mina vagante, però non è una certezza il Brighton, è pur sempre una mina vagante. La certezza
e Liverpool e magari qualche squadra che retroceda. Quelle squadre che sono retrocesse ieri e che ieri si sono scontrate in Champions League, una con l'Inter, Real Sociedad, che ovviamente l'Inter ha cercato in tutti i modi il pareggio sul finale, un tiro, un gol, è riuscito a pareggiare con la Real Sociedad, che l'anno scorso era stata tanto denigrata quando l'abbiamo incontrata noi, che dicevano che in pratica fosse solamente una squadra da Europa League, ma ieri abbiamo visto di che pasta è fatta la Real Sociedad. E l'altra è il Salisburgo, che ieri assolutamente non ha demeritato, ma ha battuto in campo portoghese quelli del Benfica. Quindi queste sono squadre che abbiamo incontrato l'anno scorso. Ovviamente quest'anno spero di rincontrare altre squadre, non le stesse, spero assolutamente di no, che non retrocedano. Ragazzi, lo sapete, io non voglio né spagnole né inglesi e soprattutto non voglio scontrarmi con le italiane. E poi vediamo insomma quello che succederà. Anche il Bayer Leverkusen è una buona squadra, sta andando benissimo in Bundesliga. E hanno un bravissimo allenatore che gioca di prima. Abbiamo visto il gioco del Bayer Leverkusen e poi quest'anno si sono anche rinforzati abbastanza. Tra l'altro, l'allenatore del Bayer Leverkusen è messo sott'occhio da Real Madrid e da Bayern di Monaco. Occhio che Tuchel è probabile che verrà esonerato. Ancora non si sa, ragazzi, però il Bayern di Monaco non se la sta passando bene, a parte il 4-3 che ha inflitto ieri al malcapitato Manchester United con un'ana in porta, la più grande sola della finestra di mercato, ha rifilato l'Inter. Però ora voglio andarvi a parlare della formazione. Ieri Mourinho si è sbilanciato, ha detto che Svilar gioca, ma non è per demeriti di Rui Patricio. Ha detto che se Rui Patricio avesse giocato male nell'ultima partita, gli avrebbe dato un'altra occasione in Europa League. Ma siccome ha giocato bene, abbiamo concluso con una bella clean sheet. Quindi adesso facciamo spazio e diamo posto a Svilar. Vedremo Svilar di che pasta è fatto. La difesa sarà sempre la stessa, non ci sono cambi. Giocherà Karsdorp perché Celik farà parte della difesa per i sostituti, ragazzi. Quindi questa è la situazione. Smalling e Pellegrini non faranno parte della partita, vedremo dall'altra parte invece chi giocherà come quinto di centrocampo. Dall'altra parte penso che giocherà Zaleski, vedremo un po'. E poi a centrocampo è un rebus abbastanza folto, ragazzi, perché non si sa proprio chi gioca. Io penso che giocherà Bove, l'anno scorso non ha demeritato assolutamente in Europa League, è l'onnipresente Cristante. Poi vedremo, c'è ballottaggio, diciamo 60% Paredes e 40% Aouar, che ritorna da un infortunio. In attacco invece c'è un nodo da sciogliere. Lui ha detto testuali parole ieri in conferenza stampa che non ha voluto rispondere. Oggi qualche giornale si è sbizzarrito facendo le coppie d'attacco, però questo è quello che ha detto ieri Mourinho. A me piace avere due attaccanti dove uno è più prima punta e l'altro che dia più creatività. Infatti le coppie d'attacco sono Dybala e Abraham come l'anno scorso e Shaarawy Belotti come abbiamo visto insieme. Dybala, Lukaku come quest'anno, Lukaku ovviamente prima punta e Dybala che dà più creatività, o addirittura Dybala Belotti. Però siccome io non credo che Dybala partirà titolare, ragazzi, poi non lo possiamo sapere perché non sono stati sciolti questi nodi. Io non lavoro dentro Trigoria, quindi lo faccio anche io questo giochino come l'hanno fatti i giornalisti. Secondo me giocherà El Shaarawy, darà un po' di spazio del Shaarawy e vedremo poi chi sarà la prima punta. Potrebbe essere Lukaku, coppia inedita El Shaarawy-Lukaku, non lo so, potrebbe essere Belotti. Probabile di sì, ragazzi, non so. Azmoun ovviamente non è stato convocato, quindi Azmoun e Christensen faranno parte di questa partita qua. L'importante è portare a casa i 3 punti perché io ci tengo moltissimo a questa coppa e secondo me dobbiamo arrivare assolutamente fino al top, fino alla fine. Ho detto coppa, toppa, volevo dire top, ragazzi, dovremo arrivare fino al top. Fino in cima alla piramide, in finale come l'anno scorso. Con Mourinho in panchina possiamo farlo, abbiamo una rosa di valore quest'anno a differenza degli altri anni. Per me non abbiamo niente da invidiare a nessuno, compreso il Liverpool, nonostante che Klopp abbia veramente grandi e fortissimi giocatori, specialmente a centrocampo. Hanno rifatto tutto il centrocampo nuovo, però non è il Liverpool degli altri anni, ragazzi, eh.
E vi ho detto che la mina vacante è il Brighton, perché giocano di prima, sono molto veloci e nel calcio contemporaneo, per non dire moderno, contemporaneo, conta la velocità di esecuzione e quello che insomma fanno soprattutto le fasce laterali. Abbiamo visto l'anno scorso l'Union Saint-Gilloise, avevano degli atleti, dei corridori su quei lati. E sono stati la sorpresa dell'Europa League. Quindi questa è la situazione. Stasera farò una live reaction. Vi aspetto a tutti quanti. Non lo so se faccio una live post partita. Vedremo un po'. Dipende dall'orario perché sto 2 ore avanti, ragazzi. Mi trovo sempre negli Emirati. Ve lo ricordo sempre. Con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video aggiornamento. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un bel like, un commentino sotto, iscrizione al canale come sempre, attivare la campanella e ricordatevi di citare sempre la fuente, non fate gli oli di tonno. Ciao a tutti ragazzi, forza Roma per stasera e dai, 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 ciao.